Cristina Parodi sparita dalla TV. Ecco che fine ha fatto. Cristina Parodi è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana, insieme alla sorella Benedetta. Cristina ha condotto tanti programmi di grande successo, ma da un po' di tempo manca dagli schermi. Ora, la giornalista ha rivelato, nel corso di un'intervista a Il Corriere, qual è il motivo. Nel corso di questo periodo della sua vita, infatti, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi ad un'altra sua passione, quella per la moda. Insieme a Daniela Palazzi, la sua amica di sempre, la Parodi ha fondato Creda Milano, un brand di abbigliamento femminile. Nell'intervista, Cristina ha raccontato di aver conosciuto l'amica nel 1995, fin da quando si è trasferita a Bergamo. Daniela l'ha sempre attratta per il suo modo di vestire e di realizzare da sola gli abiti che indossava. Le due amiche si erano ripromesse di aprire una casa di moda insieme ed alla fine il loro desiderio si è realizzato. Le caratteristiche del brand sono quelle di realizzare vestiti con tessuti italiani che non abbiano viaggiato troppo e rispettosi dell'ambiente. Il 10% del ricavato viene poi devoluto in beneficenza. L'obiettivo è quello di realizzare abiti che non seguono la moda, ma che vadano sempre bene, per uno stile femminile e moderno. La Parodi ha precisato che sono ideati, sia per il giorno che per la sera. Cristina Parodi, nel corso dell'intervista, ha anche spiegato che al momento non le manca il mondo della televisione. Infatti se ne è occupata per 30 anni con grande passione, ma ora è arrivato il momento di dire basta. Perciò, non ha rimpianti ed è felice di ciò che ha fatto e sta facendo. La Parodi ha precisato anche che non segue molto la televisione di oggi, tranne i telegiornali. Questo per mancanza di tempo, ma anche perché ormai tutte le informazioni sono accessibili dai cellulari o dal mondo del web, senza dover ascoltare talk show simili. La Parodi ha detto che, per gli aspiranti giornalisti, l'essenziale è avere voglia di affacciarsi al mondo in cui si vive e raccontarlo. Al contempo, le cose sono sicuramente cambiate dai suoi inizi, quando bisognava andare a bussare ai giornali per fare l'apprendistato. Ad ogni modo, la giornalista si è detta molto felice del percorso che ha intrapreso oggi e che la porterà ad avere delle soddisfazioni nel campo della moda. Voi che cosa ne pensate? Vi piace Cristina Parodi e vi sarebbe piaciuto continuare a vederla in televisione oppure no? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.